La medicina è la mia moglie legittima, ma la scrittura è la mia amante. Come hai fatto a scrivere così tanto? Come hai fatto a immedesimarti così tanto in uomini, donne, bambini? Hai rivelato la nostra Russia, la nostra povera Russia, la gente, com'è? Hai fatto ridere, hai fatto piangere. Quando tengo una conferenza in pubblico, di solito Ammicco con l'occhio destro. Ma lo signori non ci facciano caso. È l'emozione. Sono una persona molto nervosa parlando in generale. Sì, mi viene una fitta al fianco che torna alla spalla destra e alla testa e mi ballano gli occhi. Mi viene sempre un... Vedo le scintille. Vedo le farfalle. Le farfalle. Mi rondano le orecchie. Come sono gelosa, Anton. Come hai potuto guardare così bene dentro al cuore di tante persone? Hai descritto così bene quella nostra pigrizia così caratteristica, per cui aspettiamo tutta la vita prima di deciderci ad essere o a fare qualcosa. Ho 8 anni. Sono col mio padre in una delle affollate strade di Mosca. Papà! E mi sento invadere da una strana malattia. Accanto a me mio padre porta le soprascarpe direttamente sui piedi nudi. Papà! Solo oggi si è deciso a chiedere l'elemosina, dopo 5 mesi in cui è andato in giro per la città in cerca di lavoro. Io, a fatica, guardo un cartello dall'altra parte della strada. Ostriche, c'è scritto. Ostriche? Papà! Papà! Chiedo con un filo di voce, che cosa sono le ostriche? Sono venuto a chiedere la mano di vostra figlia Natalia Stepanovna. Ah! Dolubci! Ivan Vassilievich! E questa peste, questo animale va riuscito! Ha avuto persino il coraggio di venire qua, in casa nostra, in fracca e tutto il resto e fare la domanda! La bestia ma riuscita, infracchettata, viene qui e fa una domanda, ma che domanda farà? Che domanda farà? Una domanda di matrimonio, a te! Domanda di matrimonio a me? Fallo tornare! Ivan Vassilievich è morto. Chi? Oh, signore! Signore! Dove sono? Sposatevi in fretta e andatevene al diavolo! Hanno detto che io scrivo di fallito, ma quale presuntuoso può mai dire quale vita è fallita e quale no? Il mio Anton è sempre stato allegro, fino alla fine. Si fece portare una coppa di champagne. La beve e disse, da quanto tempo non bevevo champagne. Il vostro marito buon'anima, che io avevo l'onore di conoscere, mi è rimasto debitore di 2 cambiali per 1200 rubli e siccome domani devo pagare gli interessi alla banca agricola, vi pregherei, signora, di restituirmi i denari. Oggi stesso. Oggi io non posso pagarvi. E io non posso aspettare dopodomani. Io non vi permetto di parlare in questo modo, sapete? No. Non gridate per piacere, perché io non sono il vostro fattore. Che vi piaccia o no, dico le cose come stanno. Vi sfido a duello. Così piano. Poi alzate il cane, che è questo. Il cane? Il cane. Poi prendete la mira. Piano. La testa un po' lì indietro, stendete bene il braccio. E con questo dito qui, premete il grilletto ed è fatta. Domani devo pagare gli interessi! È cominciata la mietitura del fieno! E mi spuntate fuori voi! Ma io non me lo perdonerò mai! Andate indietro, giù le mani! Alle armi! Al duello! Anton si sollevò sui cuscini e disse, forte e chiaro, io muoio. E il dottore ordinò di dargli dello champagne. Anton Pavlovich prese il calice, guardò intorno, mi sorrise e disse, da tempo non bevevo champagne.